Salve a tutti e benvenuti in un nuovo video. Io sono Gualtiero e questo è il mio canale, un canale dove parlo di una delle mie più grandi passioni, ovvero quella per i libri, con la speranza di instillare un po' di curiosità in chi guarda Sati. È nato nel 1906 e morto nel 1972. Ha studiato e si è laureato a Milano in legge in omaggio alla memoria del padre, ma ha scelto la strada del certe esperienze di cronaca, anzi penso che siano raccontate un po' Mistero è una raccolta di racconti, dei migliori racconti selezionati da Buzzati stesso, e all'inizio non ho letto niente, ma sto dicendo perché dopo le due parole su questa raccolta. Secondo me è uno dei modi migliori per approcciarsi a Buzzati, perché in questa varietà di racconti ritroviamo molte caratteristiche del suo stile, della sua poetica e della sua narrativa. Insomma, possiamo vedere Buzzati in tutte le sue sfumature. Ci sono racconti realistici, racconti simbolici, allegorici, addirittura fantastici, e alcuni che fino all'ultimo non si capisce a quale genere appartengono, e questo rende tutto molto. Parlando poi dello stile di Buzzati, si può definire dimesso. Ad alcuni potrebbe addirittura risultare un po' scarno, però mi piace vederlo, mi piace definirlo essenziale. Non c'è mai una parola di troppo, ma neanche una parola in meno, e il messaggio arriva sempre chiaro e tutto molto equilibrato, il che è... Prima di passare alla lettura del racconto breve, vi leggerei due opinioni, due giudizi, due critici letterari per inquadrare ancora una cosa. La mia idea di una serietà tanto più virile quanto accorata. L'arte del Buzzati partecipa così del tempo presente. Miti e fantasie lo hanno interprete pessimista, e poiché i problemi da lui assunti oggi si impongono spietatamente, occorre riconoscere che non dalla loro adulterata dolcificazione potremmo riprometterci l'avvio alla riflessione e alla verità. La fermezza con la quale Buzzati vi fa confluire retaggi ed esperienze gli guadagna un posto tra i narratori nostri più vivi. Mentre la seconda è di Emilio Centi, che scrive: è stato per me un gran piacere, vedendo che il Buzzati non credeva più imprescindibile al proprio stile, certe violente, convenzionali e direi quasi abitudinarie deformazioni e truccature della realtà, senza perdere del loro mistero, del loro arcano. Sui personaggi prendono un po', rientrano in una fisionomia unica della tradizione. È una graditissima soddisfazione di cominciare una buona volta a ritrovarsi con i piedi in terra in compagnia di noto e animoso. E niente, secondo me aiutano ancora di più a capire un po' meglio Buzzati.
Ma ora passerei alla lettura del racconto breve. Il racconto che ho scelto si intitola Inviti superflui. E dice questo. Sono appunto un racconto breve, non ha un'eccessiva durata. Buzzati scrive: vorrei che tu venissi da me una sera di nuovo e stretti insieme dietro i vetri, guardando la solitudine delle strade buie e gelate, ricordassimo gli inverni delle favole dove si visse insieme senza saperlo. Per gli stessi sentieri fatati passammo infatti tu e io, un passo timido, insieme andammo attraverso le foreste piene di buchi e i medesimi geni ci spiavano dai ciuffi di muschio sospesi alle torri, tra svolazzare di corde. Insieme, senza saperlo, di là forse guardammo entrambi verso la vita misteriosa che ci aspettava. Ivi palpitarono in noi per la prima volta pazzi e teneri desideri. Ti ricordi? Ci diremmo l'un l'altro stringendoci dolcemente nella calda stanza. E tu mi sorriderai, fiduciosa, mentre fuori dall'antetro suono le lamiere scosse dal vento. Ma tu, ora mi ricordo, non conosci le favole antiche dei re senza nome, degli orchi e dei giardini stregati. Mai passasti, rapita, sotto gli alberi magici che parlano con voce umana, né battesti mai alla porta del castello deserto, né camminasti nella notte verso il lume lontano lontano, né ti addormentasti sotto le stelle d'oriente, cullata da piroga sacra. Dietro i vetri, nella sera d'inverno, probabilmente noi rimarremo muti, io perdendomi nelle favole morte, tu in altre cure a me indute. Io chiederei, ti ricordi? Ma tu non ricorderesti. Vorrei con te passeggiare un giorno di primavera, col cielo di color grigio e ancora qualche vecchia foglia dell'anno prima trascinata per le strade dal vento, nei quartieri della periferia. E che fossimo qui. In tali contrade sorgono spesso pensieri malinconici e grandi, e in date ore vaga la poesia, congiungendo i cuori di quelli che si vogliono bene. Nascono inoltre speranze che non si sanno dire, favorite dagli orizzonti sterminati dentro le case, dai treni fuggenti, dalle nuvole del settentrione. Ci terremo semplicemente per mano e andremo con passo leggero, dicendo cose insensate, stupide e care, fino a che si accenderanno i lampioni e dai casamenti squallidi usciranno le storie sinistre della città, le avventure, i vagheggiati romanzi. E allora noi taceremo sempre, tenendoci per mano, poiché le anime si parleranno senza parole. Ma tu, adesso mi ricordo, mai mi dicesti cose insensate, stupide e care, né puoi quindi amare quelle domeniche che dico, né l'anima tua sa parlare alla mia in silenzio, né riconosci allora giusto l'incantesimo delle città, né le speranze che scendono dal settentrione. Tu preferisci le luci, la folla, gli uomini che ti guardano, le vie dove dicono si possa incontrare la fortuna. Tu sei diversa da me, e se venissi quel giorno a passeggiare, ti lamenteresti di essere stanco. Solo questo e nient'altro. Vorrei anche andare con te d'estate in una valle solitaria, continuamente ridendo per le cose più semplici, ad esplorare i segreti dei boschi, delle strade bianche, di certe case abbandonate. Fermarci sul ponte di legno a guardare l'acqua che passa, ascoltare nei pali del telegrafo quella lunga storia senza fine, che viene da un capo del mondo e chissà dove andrà mai, e strappare i fiori dei prati e qui, distesi sull'erba, nel silenzio del sole, contemplare gli abissi del cielo e le bianche nuvolette che passano e le cime delle montagne. Tu diresti, che bello! Nient'altro diresti, perché noi saremmo felici, avendo il nostro corpo perduto il peso degli anni, le anime divenute fresche, come se fossero nate allora. Ma tu, ora che ci penso, tu ti guarderesti attorno senza capire o paura, e ti fermeresti, preoccupata, a esaminare una calza, mi chiederesti un'altra sigaretta, impaziente di fare ritorno, e non diresti, che bello, ma altre povere cose che a me non importano. Perché purtroppo sei fatta così.
e non saremmo neppure per un istante felici. Vorrei pure, lasciami dire, vorrei con te sotto braccio attraversare le grandi vie della città in un tramonto di novembre, quando il cielo è di puro cristallo, quando i fantasmi della vita corrono sopra le cupole e sfiorano la gente nera, in fondo alla fossa delle strade, già colme di inquietudini, quando memorie di età beate e nuovi presagi passano sopra la terra, lasciando dietro di sé una specie di musica. Con la candida superbia dei bambini guarderemo le facce degli altri, migliaia e migliaia, che a fiumi ci trascorrono accanto. Noi manderemo senza saperlo luce di gioia e tutti saranno costretti a guardarci, non per invidia malanimo, bensì sorridendo un poco, con sentimento di bontà, per via della sera che guarisce le debolezze dell'uomo. Ma tu, lo capisco bene, invece di guardare il cielo di cristallo e gli aerei colonnati battuti dall'estremo sole, vorrai fermarti a guardare le vetrine, gli ori, le ricchezze, le sete, quelle cose meschine. E non ti accorgerai quindi dei fantasmi, né dei presentimenti che passano, né ti sentirai come me, chiamata a sorte orgogliosa, né udiresti quella specie di musica, né capiresti perché la gente ci guardi con occhi buoni. Tu penseresti al tuo povero domani, inutilmente sopra di te le statue d'oro sulle guglie alzeranno le spade agli ultimi raggi. Ed io sarei solo. È inutile. Forse tutte queste sono sciocchezze. E tu, migliore di me, non presumendo tanto dalla vita. Forse hai ragione tu, e sarebbe stupido tentare. Ma almeno, questo sì, almeno, vorrei rivederti. Sia quel che sia, noi staremo insieme in qualche modo e troveremo la gioia. Non importa se di giorno o di notte, d'estate o d'autunno, in un paese sconosciuto, in una casa disadorna, in una squallida locanda. Mi basterà averti vicina. Io non starò qui ad ascoltare, ti prometto, gli scricchiolii misteriosi del tetto, né guarderò le nubi, né darò retta alle musiche o al vento. Rinuncerò a queste cose inutili, che pure io amo. Avrò pazienza se non capirai ciò che ti dico, se parlerai di fatti a me strani, se ti lamenterai dei vestiti vecchi e dei soldi. Non ci saranno la cosiddetta poesia, le comuni speranze, le mestizie così amiche dell'amore, ma io ti avrò vicina e riusciremo, vedrai, a essere abbastanza felici con molta semplicità, uomo con donna solamente, come suole accadere in ogni parte del mondo. Ma tu, adesso ci penso, sei troppo lontana, centinaia e centinaia di chilometri difficili a valicare. Tu sei dentro una vita che ignoro e gli altri uomini ti sono accanto, a cui probabilmente sorridi, come a me nei tempi passati. Ed è bastato poco tempo perché ti dimenticassi di me. Probabilmente non riesci più a ricordare il mio nome. Io sono ormai uscito da te, confuso fra le innumerevoli ombre. Eppure non so pensare che a te e mi piace dirti queste cose. E questo è uno dei miei preferiti e non vorrei aggiungere troppo per evitare di rovinare la bellezza di questo racconto. È pieno di romanticismo, di dolcezza, di malinconia, ma senza mai sfociare nel violento. È bello così da apprezzare. Buzzati è sicuramente un autore che va conosciuto e in questo libro ci sono dei racconti brevi ma densi che secondo me possono aiutare ad approcciarsi a questo grande della letteratura e quindi vi consiglio decisamente di recuperarvi questa raccolta di racconti e non ve ne pentirete. E detto questo, io vi ringrazio per aver guardato il video, vi saluto, vi ricordo di iscrivervi qua sotto nel caso non l'aveste ancora fatto, vi ringrazio di nuovo e noi ci vediamo al prossimo video.